Ecco. Con mezz'ora di ritardo. Quello che sentivamo, clamato con tutta la forza. La nostra collega allora fuori dal Quirinale, c'è al telefono o in video? Sì, Silvana, sono qua. Non so se avete sentito finora la mia... Abbiamo famiglia. Sentito tutto, sì. Ah, ecco. È una palla che in questo momento a molti proprio non sta pensando, sta pensando soltanto alle dimissioni di Berlusconi. La polizia, i carabinieri, le forze di polizia davvero stanno, non stanno riuscendo a governare questa folla in qualche modo, che spinge, che vorrebbe quasi arrivare all'entrata del Quirinale per con forza dire a Berlusconi ora che tu vada a casa. Questa è sicuramente una cronaca di migliaia di persone che sono in questo momento a piazza del Quirinale, probabilmente una tensione che si è caricata, anche forse per questo ritardo. Però ci sono veramente cartelli di tutti i generi. Oggi è il 25 aprile dell'Italia, il 12 novembre è il 25 aprile dell'Italia. Le forze di polizia stanno cercando di bloccare anche i singoli che stanno cercando di svicolare dal muro, perché la polizia è davvero tantissima e si è creato un muro umano, un catenaccio che sta cercando di imbrigliare questa folla che in questo momento sta saltando al grido di chi non salta Berlusconi è, che in qualche modo richiama ai momenti craziani, di craziana memoria, quando chi saltava e si diceva chi non salta un socialista è. Queste sono le grida della folla di piazza del Quirinale in questo momento, che sta assistendo a questo momento che ritiene storico. Ci sono tantissimi giovani che ci hanno detto noi abbiamo sempre conosciuto solo Berlusconi, oggi forse la nostra storia potrà cambiare anche di giovani per un futuro migliore. Questa è sicuramente una folla che sta aspettando una vita migliore, che finora non si è sentita garantita da questa politica e probabilmente da Silvio Berlusconi. Andrei